Affidamento delle famiglie a Maria Immacolata. A te, o Maria, madre della Chiesa e regina della famiglia, affidiamo la nostra famiglia in questo tempo di attesa del Natale. Tu vedi le nostre gioie e le nostre speranze, le nostre tristezze e le nostre paure. Tu, che hai trasformato una stalla per animali nella casa per Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza, aiutaci ad accoglierlo nella semplicità della nostra casa. Tu, che sei la piccola serva del Padre che esulta nella fede, aiutaci ad elevare a Dio la nostra lode e il nostro ringraziamento. Tu, che sei l'amica sempre attenta, fa che non venga a mancare il vino della gioia nella nostra vita. Tu, che sei stata trafitta dal dolore della croce, comprendi tutte le nostre pene. Quale madre di tutti, sei luce di speranza anche nei tempi bui. Sei la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i nostri cuori alla fede con il tuo affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi, canta con noi ed effondi incessantemente in noi la vicinanza dell'amore di Dio. Ti affidiamo i nonni, le persone anziane, i malati. Ti affidiamo gli sposi, i genitori, i figli. Ti affidiamo i giovani, i ragazzi, i bambini. Ti affidiamo chi è nel dolore e nel lutto. Ti affidiamo i poveri e chi è solo. Siamo certi che con la tua presenza di madre la nostra casa sarà sempre ricolma di fiducia e potrà essere una piccola chiesa dove riconoscere sempre la presenza di Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.